goccia così, direi che siamo a posto. Oh, oh, dottoressa. Oh, Ken. Oh, ma che succede? Ah. Che succede, Ken? Oh, ah, la testa. Non ricordo bene. Forse ha avuto un incidente con la moto. Dobbiamo subito controllargli gli occhi. Ken, apri gli occhi. Bene, bene, grandi, grandi. Ok, con gli occhi non ci sono problemi, per fortuna. Oh, sono così stanco, vorrei così tanto dormire. Ok, Ken, dormi per un po' e io ti preparo delle vitamine speciali. Sì, questo va bene. Poche gocce e sarai a posto. Mescoliamo bene. Barbie, per favore, ho bisogno del tuo aiuto. Che cosa succede, dottoressa? Ken è caduto dalla moto e ha bisogno del nostro aiuto. Ora controllo. Ehi, Ken, svegliati. Oh, aiuto. Oh, che stanchezza. Ho bisogno che tu apra bene gli occhi. Oh, ma che bella ragazza, wow. Guardiamo bene, facciamo un controllo a questi occhi. Ti ricordi come ti chiami? Mi fa male la testa. Dottoressa, io penso che lui soffra di un disturbo della memoria a breve termine. Oh, speriamo che queste vitamine possano aiutarlo. Apri la bocca, Ken. Questo ti aiuterà di sicuro. Visto che gli fa male la testa, io consiglio di mettere questa fascia. Oh, questo ti aiuterà a stare bene. Oh, adesso Ken devi riposare. Riposare ti farà bene. Ah, mi sono dimenticata di lasciare il cibo al cane. Oh, un cane. Oh, un cane. Oh, ma io ricordo un cane. Oh, questa è una buona novità. Lui ricorda qualcosa, ricorda un cane. E che cos'è successo ancora? Sì, io ero in moto e c'erano tanti alberi e... Oh, cos'è successo? E ho visto un cane, sì, ho visto un cane. Oh, ho capito, hai avuto un incidente. Ah, adesso ho capito perché hai perso la memoria. Ma io ti do queste vitamine, ti aiuteranno per riacquisire tutta la tua memoria. Oh, grazie dottoressa, il suo aiuto è stato miracoloso. Ecco qui le tue vitamine. E mi raccomando, non andare in moto adesso. Giusto, grazie, arrivederci. E che cosa la preoccupa? Perché non riesce a dormire la notte? A volte ho paura del buio e penso a tanti problemi. Oh, non c'è nessun problema e il buio non fa assolutamente paura. Questo però è qualcosa che potrà sicuramente aiutare. E adesso mi segno il numero del tuo cellulare. Perfetto, grazie dottoressa, arrivederci!
Il prossimo. Oh, salve, io sono venuto perché volevo ringraziarvi per quello che avete fatto per me. Oh, Ken, grazie, che pensiero carino che hai avuto, ma questo è il nostro lavoro. Barbie? Sì? Oh, ciao, Ken! Questi fiori sono per te. Oh, che bei fiori! E sono anche profumatissimi, grazie Ken! E se tu avessi un po' di tempo libero, potremmo andare al cinema insieme, magari. Barbie, ti aspetto, sei pronta? Sì, Kevin, arrivo! Oh, e tu chi sei? E questi fiori? Da chi arrivano? Questo ragazzo simpaticissimo mi ha portato questi fiori perché sono stata di grande aiuto per lui. Ok, ti aspetto in macchina. Ken, grazie per questi fiori, sono davvero bellissimi e sono contenta che tu ti sia ripreso. Ciao! Oh, questo è stato veramente un brutto colpo, non mi aspettavo questo. Oh, Ken, ma non preoccuparti, tu sei un bel ragazzo, troverai sicuramente un'altra bellissima ragazza da qualche altra parte. Oh, non avevo veramente mai visto una ragazza bella quanto Barbie. Ken, non preoccuparti, risolverai sicuramente i tuoi problemi di cuore. Tutto andrà bene. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao, ciao!